Iron Leg. La settimana. Room tour. Questa è la nostra stanzetta per oggi, domani e dopodomani. E niente, piccolina, carina, bagnetto. Michele che va dai nostri documenti. Che fortunata. Appena finita la classificazione, è andata bene e sono stato classificato C4, quindi gli avversari, sto controllando già gli avversari per sapere. Ecco, cioè Sara sta controllando in questa posizione. Ditemi, saluta Sara. Ciao, fa freddo. Sarà freddo perché fuori piove. La bici è qua accanto al mio letto, sta bene lei, tranquilli, guardate che spettacolo. Ok. Buongiorno, non so quanto riusciate a sentirmi perché sono in questo posto meraviglioso chiamato mare e non c'è nessuno in spiaggia, è spettacolare. Michele sta facendo allenamento, io mi godo questo momento di silenzio e sono un po' agitata anch'io ovviamente, man mano che mi si avvicina l'ora della gara, ma Michele ha dato il massimo, sta dando il massimo, adesso si sta allenando di nuovo e è una grande soddisfazione. E niente, siamo a Marina di Massa, ragazzi, sembra impossibile. Allenamento finito, questa è la mia bici. Come è andata Michele? Bene, a parte le strade che non sono stupende. Però va bene così. Però dai, nella parte finale è bella. Fai vedere un esempio di strada. Buche. Prendi quella, vedi il paradiso in 3 minuti. Ci sono un po' di buche, le strade sono un po' occupate, però secondo me quando c'è la gara che c'è tutto chiuso, puoi girare nella parte più bella della strada. Sì, sì. Non serve che sei a lato dove ci sono rami, buche e tutto. Ecco, certo. Comunque adesso Michele ha già finito l'allenamento. Quindi noi abbiamo la giornata quasi libera, fino alle 4.
Cosa pensi, Sara? Mi sto godendo il mare. E te? Molto bello. Bene, sono contento. Bella esperienza. Adesso facciamo una bella passeggiata sul mare. La giornata sta andando benone, tranquilla. Stiamo preparando, dopo abbiamo l'incontro con gli sponsor tra un'oretta con obiettivo 3. E niente, qua è veramente un bell'ambiente, cioè le persone sono fantastiche e credo sia questo il valore aggiunto a tutta la manifestazione. Sembra giusto. Io capisco benissimo questa domanda, anche se la risposta credo tu ce l'abbia davanti agli occhi. Quando capita qualcosa nella vita, io ovviamente ti auguro di non prendere mai buche, perché tu sei giovane, la vita ce l'hai tutta davanti, ma è quasi inevitabile, prima o poi qualche cosina accade. I problemi sono tali, se no avrebbero un altro nome. Però molto spesso, se resta la curiosità, la voglia di guardarsi attorno, di capire magari come altre persone sono riuscite a trovare delle risposte per mantenere la loro vita interessante, ecco, sono proprio appunto le persone che col loro esempio ci possono ispirare a darci quella forza che tu hai in qualche modo, o che in qualche modo mi attribuisci. Io avevo certamente un sacco di medici che mi aiutavano, che hanno fatto la differenza, perché insomma io quella volta la castagna l'ho presa proprio grossa e ci sono dovuti impegnare. Però una volta scongiurato appunto il momento più difficile legato al pericolo di perdere la vita, in verità la prima domanda che mi sono fatto, ancora più che chiedermi come farò a vivere senza legame, mi sono chiesto: ma come farò a fare tutte le robe che devo fare senza legame? Ed era quasi più una curiosità, come dire, tecnica che esistenziale. Quindi la vita è questa, è una grande opportunità. Poi siamo esseri umani, ognuno di noi è fatto in un modo diverso e ci sono tante persone che di fronte a un problema così grande come può essere incontrare la disabilità per un fatto traumatico nel corso della loro vita non sono riusciti a riprendersi. Però, come ti ho detto, l'esempio ce l'hai davanti agli occhi. Io sono solo una persona molto più esposta, molto più visibile, ma tutti i ragazzi, 200 quasi 60 credo atleti che saranno in gara nei prossimi due giorni, sono ragazzi che hanno preso atto di quanto è accaduto e hanno detto: va bene, comunque sai che c'è il sole e continua a brillare, per cui andiamocelo a prendere un po'. Poi alcuni di loro pedalano nel bike, altri fanno altre cose, altri sono persone che hanno come unica ambizione quella di rimanere fedeli ai loro valori, alla loro educazione, rimanere delle brave persone. Ecco, io credo che per essere speciali nella vita non occorre essere un campione sportivo, basta dire ad essere una brava persona. Però qui ci sono tanti ragazzi che sono campioni davvero. E io mi pregio di combattere contro di loro, ogni tanto qualcuno lo metto pure dietro. Ogni tanto. Seguendo la memoria su strade molto strette, su per le salite senza avere una borraccia, giù per le discese con il vento sulla faccia, perché la bicicletta non importa dove porti, è tutto un equilibrio di periodi e di rapporti, è tutta una questione di catene e di corone, di grasso che lubrifica la vita alle persone. Come nella vita c'è una ruota che gira, una ruota che spinge con quest'aria che tira, se una ruota si fora la caduta è sicura, una toppa ripara, una ferita si cura. Non avere paura che se no ti deconcentri, devi far coincidere i pesi e baricentri, l'impegno di una coppia per un singolo momento, due le forze in gioco, un solo movimento. Pedala, insegui la tua storia ovunque vada, pedala, ma ci
decina chilometri di strada. Pedala. L'hai voluta tu la bicicletta. Pedala. Più in fretta. Pedala. Più in fretta. Pedala. Insegui la tua storia ovunque vada. Pedala. Macina chilometri di strada. Pedala. L'hai voluta tu la bicicletta. Pedala. Più in fretta. Pedala. Più in fretta. Sei libero in pignone, lo scegli la corona che attraverso una catena condiziona il voto del quello. Sistema. Monarchia meccanica. Campione giurato, fede eterna. Campione toscano. Statica, termodinamica, ma non era se vado sul podio? No, il podio io non ci sono salito nel podio ieri. Beh, io ci provo. Ma non ho fatto il video. Il video non mai fatto. Bello che fare. Però fate come le iene, i video di ferita. Ah, boh, boh. Anche. Ma poi vi tenete in contatto anche quando non ci vedete? Sì, sì, no, sì. Sì. La tua storia ovunque vada. Pedala. Macina chilometri di strada. Pedala. L'hai voluta tu la bicicletta. Pedala. Più in fretta. Pedala. Più in fretta. Pedala. Insegui la tua storia ovunque vada. Pedala. Macina chilometri di strada. Pedala. L'hai voluta tu la bicicletta. Pedala. Più in fretta. Pedala. Più in fretta. Sai bene che la storia è ciclica, come la pazienza è biblica. E la peggior salita è una discesa ripida, repentina. Tutta qua, tutta numero 64. Dorsale 64, Apri Sport Italia, Diego, Michele, vai, bravo, vai, 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 che una volta una bici fece piangere un uomo, diventarono amici, lei gli chiese perdono. Insegui la tua storia ovunque vada, pedala. Macina chilometri di strada, pedala. L'hai voluta tu la bicicletta, pedala. Più in fretta, pedala. Più in fretta, pedala. Insegui la tua storia ovunque vada, pedala. Macina chilometri di strada, pedala. L'hai voluta tu la bicicletta, pedala. Più in fretta. Ormai tengo gli occhiali sempre, in aspetto da gara, per abituarsi. E sono anche gli unici occhiali da sole che ho in questa macchina. E l'avventura qua a Marina di Massa si sta concludendo. E è stata sì un'avventura di ciclismo, secondo me, dopo magari dalla sua opinione anche Sara, ma tantissimo è stata un'emozione per la mia vita, c'è stata una crescita della mia vita. E sono proprio contento perché è stato bellissimo, ci sono delle persone fantastiche e si riesce a crescere tanto, tanto si cresce con la bici ma si cresce con la testa, bellissimo. Sì, è un ambiente che credo che solo chi lo vive riesce a capire la qualità e la quantità di persone significative che vivono lo sport in maniera davvero sportiva. È davvero uno spettacolo, cioè anche per me che ho vissuto diciamo da esterna, è tutto un altro mondo, è bello, è una grande famiglia, tutti che si, cioè mi sono sentita accolta anch'io pur non gareggiando. Sì, e secondo me questo è il valore aggiunto, per questo veramente mi sento in dovere, l'ho già fatto in un post, ma è doveroso ringraziare Pierino Dainese, perché veramente è una persona con un cuore gigantesco, è una persona che riesce a coinvolgere gli altri, è una persona che riesce a trovare il meglio dagli altri, insieme ad Alex Zanardi ovviamente, ma quello già magari lo conoscete di più, Pierino Dainese è veramente una persona speciale, quindi ringrazio Pierino, Anmil ringrazio, sì. Non guardo la telecamera perché sennò andiamo fuori strada. Magari, evitiamo. Anmil e Obiettivo 3, perché a me e agli altri ragazzi sta donando delle emozioni che sono contento di avere una protesi per viverle, veramente. Eccoci qua, anche il vlog di questa mezza settimana è finita, è stata mezza settimana intensissima. Che valeva per una settimana intera. Sì, leggo qua, siamo a 89 video, quindi ci metteremo anche un po' ad assemblarlo. Mamma mia. E spero vi sia piaciuto il vlog, continuate a seguirci, qua sopra come vedete c'è il link dove collegarsi al canale, se volete iscrivetevi, condividete il video, guardatevi i video precedenti e statevi bene. Ciao ragazzi! Ciao!